Mantenere alta l'attenzione sulla talassemia, sensibilizzare alla prevenzione le giovani coppie a rischio in cui entrambi sono portatori sani della malattia che decidono di mettere al mondo un figlio, offrire una migliore qualità di vita ai pazienti talassemici grazie all'introduzione di nuove terapie ferrochelanti ed aiutarli a superare eventuali complicanze derivate dalla malattia, offrire loro un supporto psicologico ed un'adeguata assistenza durante il percorso di cura, sottolineare l'impegno sempre vivo della ricerca scientifica in questo campo. Questi gli obiettivi dell'incontro che si è tenuto a Siderno. La talassemia è l'unica malattia ereditaria in cui nel corso degli anni è cambiata radicalmente la storia naturale, insieme in termini di prevenzione che di cura. Prevenzione perché è da anni, cioè dall'inizio degli anni '80, che noi abbiamo intrapreso un programma di prevenzione rivolto a giovani coppie che erano portatori di anemia mediterranea, per cui abbiamo raggiunto, che era poi lo scopo del programma, l'azzeramento di nuovi nati talassemici. Quindi da alcuni anni, parecchi anni, non nascono più nella Locride bambini affetti da talassemia. Quindi questo è un primo, diciamo, un primo successo per quanto riguarda appunto la storia naturale. Il secondo è la terapia, cioè la terapia che è tradizionale, che si basa sulle emotrasfusioni e sulla una terapia che dovrebbe allontanare il ferro in accumulo. Mentre prima c'era la possibilità di un solo farmaco, oggi diciamo le cose sono migliorate perché abbiamo a disposizione anche delle cosiddette, si chiamano ferrochelanti orali, che consentono appunto una buona aderenza alla terapia da parte del talassemico e quindi hanno migliorato sicuramente la qualità di vita di questi pazienti. Che la Calabria è senz'altro una regione molto attiva per quanto riguarda la talassemia, molto attive sono le associazioni dei pazienti e la mia presenza qui è proprio per tributare un plauso a questa regione che fa della talassemia uno dei principali argomenti scientifici nei convegni, nei congressi nazionali e regionali. Dal suo osservatorio privilegiato, quali sono i problemi principali che riguardano i talassemici? I problemi principali sono il primo, legato senz'altro oggi alla difficoltà di fare delle diagnosi di sovraccarico di ferro, diagnosi tempestive attraverso un sistema sofisticato che è la risonanza magnetica di 2-STAR. Questa apparecchiatura è presente sul territorio italiano, ma i centri di cui, che sono forniti di questa risonanza sono piuttosto rari in Italia, per cui si auspica che tutte le regioni possano avere un centro di risonanza per la valutazione del sovraccarico di ferro a livello cardiaco ed epatico.